Questo nuovo biglietto, ABRU come lo chiamiamo, è un biglietto che ha la caratteristica di voler essere unico e cioè di consentire agli abruzzesi di viaggiare utilizzando i mezzi di tutti i concessionari, gli oltre 40 concessionari che operano in Abruzzo a tariffa fissa di 1,40 euro con una validità giornaliera e cioè consentire anche agli abruzzesi, ad esempio, che vivono nelle aree interne di poter raggiungere i grandi centri urbani al prezzo di 1,40 euro e non doversi più sobbarcare delle tariffe chilometriche che sono ben più esose. È una iniziativa che vuole garantire al trasporto pubblico locale e regionale una sostenibilità economica, nel senso di offrire alle abruzzesi e agli abruzzesi un accesso più agevole al trasporto pubblico locale. Sociale, perché vuole enfatizzare la funzione del trasporto pubblico locale nel favorire le relazioni tra comunità, nel favorire la vita sociale, le relazioni sociali. Ambientale, perché vuole scoraggiare l'utilizzo del mezzo privato e incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico, riducendo l'impiego di autovetture private e quindi l'emissione di gas serra climalteranti. Noi siamo convinti, considerando i dati a disposizione del quinquennio 2018-2022, che vede un ricavo medio per passeggero attestarsi in Abruzzo a 0,97 euro, siamo convinti che il progetto sia sostenibile. E per questo rivolgiamo un invito ai 305 comuni abruzzesi ad approvare un ordine del giorno, ai consigli comunali ad approvare un ordine del giorno che inviti la Regione a procedere senza dubbio nella realizzazione di ABRU.